Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo aprire un pacco con voi. L'ho comprato su Amazon, ma mi è stato spedito da Fotoema, come vedete. E andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro. Ed è lui, è arrivato ed è l'85 mm 1.8 Sony. Qualche giorno fa ho fatto un video sul 35 mm 1.8 in relazione poi al 35 Sigma Art. E da là mi è venuta un'idea e ho messo su subito.it il mio 85 1.4 Samyang e ho fatto praticamente un cambio quasi alla pari con l'85 1.8 Sony. Lo vado ad aprire con voi. Eccolo qui, cerco di farvelo vedere il meglio possibile. E è un obiettivo che mi è piaciuto un sacco. In realtà l'avevo già comprato da Amazon, ma poi non so bene perché l'ho ridato indietro a Amazon e mi sono preso il Samyang 1.4. Mi riallaccio al discorso che ho fatto del 35 Sigma Art, che era troppo lungo, troppo pesante, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì mi è venuta l'idea di mettere su subito.it il Samyang 1.4 e di riprendere il Sony. È sicuramente molto più piccolo del Samyang ed è molto più leggero. È costruito molto bene, di questo ve ne posso già parlare. Vi posso assicurare che è una lente veramente fantastica. È super nitido anche a tutta apertura, vignetta un po', ma a me sinceramente la vignettatura piace veramente molto. E quindi quando non ho la vignettatura la vado io a mettere in post-produzione, quindi per me quello non è assolutamente un problema. È molto nitido, molto leggero, costruito bene e il fuoco con questo obiettivo è veramente spaventoso. Ed è una delle cose per le quali ho voluto cambiare obiettivo. In realtà anche col Samyang non avevo grossi problemi, non era molto rumoroso, nella fase video non era un granché, nel senso che poi per prendere il fuoco ci metteva un po', mentre questo è veramente fulmineo, però sinceramente l'ho fatto solo per pesi e ingombri. Qui di lato c'è anche il tastino personalizzabile degli obiettivi Sony, che è molto comodo. Praticamente tramite questo tasto possiamo andare a mettere una qualsiasi funzione schiacciando questo tasto. Normalmente ho visto che molti fotografi utilizzano questo tasto per la messa a fuoco sull'occhio, ma sinceramente io lo utilizzo con gli ISO. Infatti una volta che scatto schiaccio questo e poi posso andare a alzare e abbassare gli ISO direttamente con le rotelle superiori, quelli per intenderci dei tempi e diaframmi. Lo trovo una cosa molto molto comoda. Come vi dicevo, l'ho già provato, sono convinto della scelta che ho fatto. Effettivamente, dopo averli provati, obiettivi 1.4 per una mirrorless come può essere la 7.3 sono veramente molto molto impegnativi. E quindi io sono passato a obiettivi un pelino più chiusi, ripeto, da 1.8 a 1.4, ma dimezzando o anche qualcosa in più il peso e le dimensioni. Mi sono reso conto in questi mesi che una lente 1.4 non è poi così dissimile da una lente 1.8. C'è sì un minimo di differenza, c'è sì la possibilità di utilizzare degli ISO leggermente più bassi, ma stiamo parlando veramente di niente. Ma per gli scatti che faccio io, e che sono scatti che poi vanno a finire su Instagram, mi sono reso conto che non ha senso portare dietro attrezzatura pesantissima per poi non far vedere il risultato di quella lente. Nel senso, sono quasi convinto che il Sigma Art 35 1.4 sia un obiettivo ottimo, non ho mai detto il contrario, ma sono altrettanto consapevole del fatto che la differenza con il Sony 35 mm che è attaccato adesso alla macchina non si veda poi di fatto sui social o ovunque vada a poter postare quella foto. Quindi di fatto mi sono detto attrezzatura molto più piccola, leggera, molto più portatile, quando ho la macchina al collo o in mano praticamente non la sento e ho ancora più voglia di andare a scattare. Non devo stare con una cosa in mano che mi pesa, che dopo un po' mi dà fastidio, specialmente quando fai shooting tutto il giorno, diventa veramente ingombrante e pesante avere lenti molto molto grosse. Ok ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo che i miei video non vogliono essere dei video troppo tecnici, vogliono essere dei video nei quali vi do la mia esperienza con un prodotto o vi do la mia esperienza con una modella, uno shooting o quant'altro. Ed è molto importante questo perché a mio avviso di youtuber che analizzano molto meglio di me un prodotto ce ne sono tantissimi e sono anche bravissimi a farlo.
ogni volta che vado a cercare io un prodotto, trovo di rado degli youtuber che mi sappiano dare una direzione. Cioè, nel senso, mi voglio comprare un 85 e sono indeciso tra il Sony e il Samyang. Anche perché se volete un 85 su quella fascia di prezzo, quelli sono gli obiettivi che potete andare a comprare su Amazon. E quindi preferisco fornirvi maggiormente la mia esperienza con un determinato oggetto. Bene ragazzi, adesso è proprio tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo a un prossimo video!